Fermi. Andiamo sotto, guarda, così andiamo a passare nessuno. Ecco. Anche se durate di meno. Non è ancora finita. Fatto? Sì, allora possiamo, diciamo, due cose al volo, nel senso che oggi ovviamente in occasione dell'informativa sulla nave di Ciotti che ha visto oggi il presidente Conte relazionare, abbiamo voluto fare questa manifestazione non in aula, quindi rispettosi dell'istituzione, siamo venuti fuori, abbiamo questa maglietta ovviamente per dare voce a tutti quei cittadini che quotidianamente ci vedono in giro, ci fermano e ci dicono salutateci Salvini, andate avanti con Salvini, la strada giusta è questa, sull'immigrazione ci vuole fermezza, decisionismo, quello che il ministro dell'interno sta facendo. Quindi oggi noi rilanciamo l'hashtag Io sto con Salvini e proseguiamo su questa strada, ovviamente esprimendo tutta quella solidarietà che tutto il popolo in questo momento, tutta la vicinanza che tutto il popolo, la stragrande maggior parte del popolo italiano ha nei confronti del nostro ministro dell'interno e di quello che il governo sta facendo sul tema dell'immigrazione. Siete qui fuori per dare... vittime di un complotto della magistratura nei vostri... No, noi non abbiamo mai parlato di complotti, certo che insomma ci lascia un po' perplessi il fatto che un ministro che difende i propri confini, che fa quello che ha promesso in campagna elettorale, fa gli interessi dei cittadini e del popolo italiano, venga indagato, mentre altri purtroppo magari situazioni, non so, abbiamo letto sui giornali in questi giorni per esempio che c'è qualcuno che ha accompagnato questi migranti che sono scappati, che erano quelli ovviamente sulla nave 18, li hanno accompagnato alla frontiera, lì però sembra che sia tutto a posto, tutto normale, tutto legittimo, insomma ci fa un po' specie che ci sia questa attenzione così importante nei confronti di un ministro che sta facendo il suo lavoro. Perché mai un ministro dovrebbe essere al di sopra della legge? Ma voi dimostratemi perché Salvini non ha rispettato la legge, il ministro dell'interno ha rispettato la legge, ha fatto tutto quello che doveva fare, il presidente Conte oggi ha testimoniato raccontando tutta la vicenda, ovviamente che sono state seguite tutte le direttive, anzi l'Italia ha fatto anche più di quello che doveva fare. Poi se ovviamente in un braccio di ferro con l'Europa, più che legittimo, visto che l'Europa si disinteressa, ovviamente si prendono delle scelte, si fanno delle decisioni, si rispetta la legge ed è quello che è stato fatto. Quindi ci sentiamo ovviamente forse che ci sia stata... come si può dire, fosse un reato di sequestro di persona, dal momento che lo stesso comandante della nave ha dichiarato più volte che gli stessi migranti non si sentivano sequestrati, sembra più un'ipotesi fantasiosa che realistica. Ma adesso sulle manifestazioni questo poi lo dicerà il Movimento, lo dicerà la Lega e vedremo. Noi di solito andiamo in piazza per proporre qualcosa, non certo per andare contro qualcuno, rispettiamo le decisioni, ci sono le indagini, speriamo che tutto avvenga presto, anche perché siamo convinti che ovviamente tutto finirà in una bolla di sapone. Siete qui fuori per il rispetto delle istituzioni, ma il messaggio arriva ai magistrati. Qual è questo messaggio? No, il messaggio, noi non stiamo mandando un messaggio ai magistrati, noi stiamo mandando una solidarietà a Matteo Salvini dicendo e pensando che quello che lui ha fatto è giusto, che difendere i confini e i cittadini italiani sia doveroso e appare paradossale che un ministro che fa gli interessi dei cittadini venga indagato. Insomma, capiamo quando ci sono le indagini nei confronti della corruzione, di qualcuno che ha rubato, di persone che si comportano male, che violano sistematicamente quelli che sono i diritti della popolazione dei cittadini, ma un ministro che fa gli interessi della gente viene indagato, insomma ci sembra quantomeno un po' inusuale, ma noi oggi vogliamo dare tutta la nostra solidarietà, portare tutta la nostra solidarietà a Salvini di tutte quelle persone che tutti i giorni ci chiamano, ci telefonano, ci vedono e ci dicono... Io non sono, ripeto, un magistrato per conoscere quali sono le strade più giuste che bisogna percorrere o meno. Sicuramente, insomma, un ministro che ha fatto quello che ha fatto dovrebbe ricevere, più che un avviso di garanzia, dovrebbe ricevere una medaglia per l'impegno che ha profuso per difendere i cittadini, anche perché sappiamo benissimo che sul tema dell'immigrazione l'Italia purtroppo, nonostante gli accordi firmati in Europa, spesso viene lasciata da sola e quindi se l'Europa dice ognuno faccia per sé, bene, è giusto che l'Italia si difenda da sola ed è quello che il ministro Salvini e il governo stanno ben facendo. Va bene, grazie. Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato. Grazie di tutto.